Buongiorno a tutti, sono Angela Pappagallo e lavoro come data scientist all'Istat nell'ambito della metodologia statistica. E vi presento il lavoro svolto è relativo a mappe e stime di copertura del suolo attraverso deep learning. E le statistiche e le mappe di copertura del suolo sono un importante prodotto statistico. Già che esse richiedono un grande sforzo per essere generate, sia in termini di risorse umane che di tempi di produzione, all'Istat abbiamo sviluppato un sistema che a partire da immagini satellitari genera in modo automatico stime e mappe di copertura del suolo. A tale scopo abbiamo utilizzato algoritmi di machine learning. In tal senso l'approccio standard prevede l'uso della firma spettrale, mentre in questo lavoro abbiamo proposto un approccio innovativo che fa uso del deep learning. L'output prodotto è quindi un'architettura basata su deep learning che fornisce stime accurate di copertura del suolo per tutte le classi di land cover. Come dicevo, nell'approccio machine learning standard, la predizione delle classi di land cover si basa sulla firma spettrale, ovvero diverse classi di land cover hanno diversi spettri di riflettanza. Pertanto, è la variazione di riflettanza che è usata per predire le classi di land cover per un'immagine. La classificazione viene fatta a livello di singolo pixel, ma senza tenere conto della classificazione dei pixel vicini. Nel nostro nuovo approccio, basato su deep learning e che quindi si colloca nell'ambito della computer vision, si considera che diverse classi di land cover hanno diversi pattern spaziali o visuali. Ed è quindi in questo caso la variazione di tali pattern che viene usata per predire le classi di land cover. La predizione della classe di land cover per un'immagine viene fatta ancora a livello di singolo pixel, ma questa volta si tiene conto anche della classificazione dei pixel circostanti. Abbiamo perseguito il nostro approccio basato su deep learning, implementando una rete neurale convolutiva che abbiamo addestrato con il dataset Eurosat. Questo dataset è costituito da immagini provenienti dalla satellitari provenienti dalla missione Sentinel-2 e consiste in particolare di 27.000 immagini georeferite ed etichettate, ciascuna della dimensione di 64x64 pixel, e suddivise in 10 diverse classi di land cover. Si hanno all'incirca 2.000 o 3.000 immagini per ciascuna classe. Infine, ogni immagine è disponibile sia nella versione RGB ad 8 bit che nella versione a 13 bandi spettrali. Grazie per l'attenzione e passo la parola al mio collega Francesco Pugliese. Salve a tutti, mi chiamo Francesco Pugliese, sono un data scientist presso la direzione metodologica dell'Istat. In questa slide descriverò velocemente come funziona l'algoritmo di classify and count dell'approccio di analisi di land cover da noi utilizzato. Tanto per cominciare, utilizziamo una rete convolutiva denominata Inception V3, che è una rete caratterizzata da degli strati inception, quindi una rete neurale molto profonda, fino a 22 strati, quindi in grado di estrarre delle features ad alto livello dalle immagini in maniera molto profonda e accurata. E viene utilizzata per tante applicazioni di computer vision. Nel nostro caso, quando dobbiamo andare a analizzare un'immagine satellitare, la dividiamo in una griglia e ad ogni elemento della griglia, che chiamiamo elemento riconoscibile, viene associata una classe, essenzialmente, in questo caso residenziale. Quindi andiamo a contare tutti gli elementi riconoscibili di una determinata classe e facendone il rapporto col numero di elementi totali otteniamo la percentuale di quella classe all'interno di tutta l'immagine. In questo modo, per esempio, possiamo trasformare un'immagine satellitare di Lecce nella relativa mappa di copertura, come la chiamiamo, e dalla mappa di copertura, andando a calcolare tutti i tasselli per ogni classe, siamo in grado di ricostruire le statistiche di land cover per quanto riguarda, per esempio, foresta, coltura, strade, industriale, residenziale, eccetera. Quello che fa praticamente proprio questo processo è una vera e propria simulazione
segmentazione. Purtroppo questa segmentazione è soggetta per alcune classi a una sovrastima. Come vediamo sul residenziale, questa sovrastima non è presente, mentre su le classi che noi definiamo filiformi come strade e fiumi abbiamo una sovrastima che è un problema che risolveremo in futuro con dei modelli opportuni di segmentazione. In ogni caso abbiamo sviluppato un sistema flessibile automatico di riconoscimento delle mappe satellitari e quindi di produzione delle statistiche attraverso algoritmi di deep learning. Il nostro algoritmo riconosce quindi le cover. Elaborando le mappe satellitari, produce delle mappe abbastanza dettagliate e accurate e le statistiche risultano coincidenti col ground truth, con gold standard, insomma, delle mappe satellitari che noi conosciamo. Per il futuro vogliamo fare delle stime migliori attraverso modelli migliori di segmentazione e confrontare i risultati con altre indagini come Lucas. Grazie per l'attenzione. A presto.